Abbiamo fiducia, così dobbiamo andare avanti. D'estate ti daranno altri soldi? Se arriviamo in Europa, penso, spero di sì, ma soprattutto faremo anche un po' di cessioni, perché in realtà adesso abbiamo anche una squadra fin troppo lunga. È vero che il prossimo anno ci servirà e potremo provare a puntare ad avere due squadre titolari, perché se manteniamo l'Europa, in Europa dovremo fare il massimo. Quindi ci potrebbero servire avere due squadre titolari, però senza poi esagerare, perché in caso uscissimo presto, poi abbiamo troppi giocatori e non riusciamo a farli giocare tutti. Anche far giocare una partita uno e una partita l'altro non è che mi piace tanto, cioè comunque gli stipendi costano. Vediamo. Intanto vediamo se per caso in estate arriva qualche assalto a qualche giocatore importante, ecco. Come è stato per gennaio che ci hanno portato via Frendrup. Che gran parata di Meret qua, sulla respinta. Infatti io quello che temo e che spero non succeda è che arrivi un assalto per Schjelderup. Perché Schjelderup è difficile da sostituire. Allora, Di Lorenzo ammonito, e questo già non è male. Mettiamoci intanto noi qui, semmai, formazione Genoa. Contropiedi Zielinski. Vediamo se la difesa riesce a recuperarlo, per ora sembrerebbe di sì. Calcio d'angolo qua. Zielinski alla battuta. Allontanato bene, però sempre palla a Napoli. Rimessa laterale, va bene. Occhio a Circati, che non è proprio un fenomeno. E ci arriva prima Di Lorenzo. Peccato, era un bel lancio per Schjelderup, ma Di Lorenzo è arrivato molto prima. Benissimo, era Elvas qua che supera anche Osimhen. Bella apertura per Prelez. Si fa fregare palla. Qua riparte Osimhen, qua Raschelia. Dentro per Anguissa. Che gol che ha fatto. Bellissima azione, Anguissa poi un gol nel set, imparabile per Torkildsen. Peccato perché eravamo partiti bene, ma questo è un gran gol, guarda qua. Bellissimo. Peccato, primo tiro in porta del Napoli, gol. Ci sta. Qua riparte di nuovo, sempre Kvaratskhelia sulla fascia. Zielinski. Di Lorenzo dentro. E che sfiga, però deviata, ma gol. Questa sfortuna, ci ha messo il piedone il difensore, ma l'ha deviata sulla porta. Qui male perché il Torino comunque contro chi sta giocando? Contro il Lecce, quindi potrebbe vincere tranquillamente e avvicinarsi a noi e buttarci quasi fuori dalla zona Europa. Sto Napoli è veramente grintoso. Torkildsen ha parato, qua abbiamo rischiato anche il gol di Osimhen. E col 3-0 al 20° avrebbe chiuso completamente la partita. Già così comunque non è facile, ovviamente due gol sotto, però c'è ancora tutta la partita, possiamo provare a recuperare. Bello il lancio per Prelez. Diomande, Jorgensen. È facile. Abbiamo il Napoli che prova a giocarla corta. Portanova quasi rubato il pallone a Anguissa. Sarebbe stato molto bello ripartire da lì. Osimhen davanti alla difesa. Fuori. Bob Marley did it, I'm making the most
niente, neanche nelle. Io ho giocare palla a terra, non palla lunga, continuo a tirare palla lunga e poi perdiamo il pallone. Bello questo di Diomandé. Meret para però. Copre bene. Peccato, Relvas c'era arrivato per una volta di testa, ma fuori. Zielinski la butta dentro. Traversa presa di testa da Anguissa, mi sembra. E cross però. Dobbiamo cercare di passarla ai nostri, però non al Napoli. Sempre possesso palla Napoli. Intervento un po' su Osimhen, ma sembra regolare. Contropiede Genoa, Diomandé per Ken. E Ken deviato da Ostigar. Nuovo corner. Diomandé sulla battuta. Stavolta ha centrato la porta, ma Meret è riuscito a parare di nuovo. Grande partita di Meret che ha parato un sacco di tiri. Quasi fine primo tempo, siamo sempre sotto di 2-0. Cross dentro, Diomandé di testa e Meret ancora para. Ennesima parata. E sesto corner per il Genoa. Stavolta allontanata, Schelderup si fa rubare palla da Osimhen. Meret, per non rischiare, la butta in rimessa. Andiamo nella pausa, vediamo se ritorniamo con un po' più di grinta. Anche se comunque ultimamente abbiamo messo dentro un sacco di tiri, ma Meret li ha parati tutti. Fuori gioco, peccato, perché era comunque una bella azione. Di nuovo Genoa in attacco. Parato il cross, di nuovo Schelderup. Dentro per Prelez, fa rubare pallone, parte il contropiede Napoli. Anguissa lungo per Osimhen, anticipa Relvas. Spartacus è riuscito poi a fare. Ha fatto partire la partita definitiva. Con tutti i mega pack, eccetera. Occhio Thor, Kilsen qua, erroraccio. Erroraccio qua. Gol regalato a Osimhen. È indecente, indecente questo. Che cross lungo. C'era in grande anticipo il portiere, ma troppo facile per intercettare questo. Doveva tirarla alta in modo che non fosse prendibile dall'attaccante. E niente, 3-0, partita sicuramente chiusa, non c'è modo di recuperare tre gol. O ne facciamo uno subito. È che comunque attacchiamo, tiriamo anche, ma cavolo, Meret è grande partitone, ne ha parate tutte, le ha parate. Le occasioni ci sono state, abbiamo fatto anche 7 tiri in porta, ma impressionante. Infatti Torkelsen 5-9 di voto se lo merita, perché comunque il terzo gol soprattutto è stato colpa sua. Comunque poi il primo no, era un tiro nel set imparabile. Il secondo è stato sfortunato, ma il terzo proprio errore suo. Qui ormai 70esimo, inizia a passare un po' troppo tempo. Di nuovo corner per il Napoli. Allontanato per ora il Torino perde. L'unico lato positivo è quello. Torino che perde contro il Lecce, che quindi non guadagniamo, ma non perdiamo neanche punti. Visto che comunque il calendario è dalla nostra, nel senso che siamo noi che siamo davanti, quindi più partite passano, più è sempre difficile recuperare per il Toro. Questa però era un'ottima partita per provare a spingere un po' di più e assicurarsi il quinto posto, ma invece
Con questo direi che salutiamo definitivamente il quinto posto. Intanto andiamo a fare un po' di cambi, mettiamo dentro un po' di giocatori. Ciao Titti, buon sabato anche a te, benvenuto, come stai? Abbiamo anche Ken, ci mettiamo Pecorino. Tutto bene te? Anch'io, dai, non ci lamentiamo. Sabato di sole, quindi va benissimo. Viaggioni in campo. Magari un gol della bandiera non sarebbe male farlo, visto tutti i tiri che abbiamo fatto. Niente, Colocolo passa direttamente a Meret. E l'ultimo, chi leviamo? Leviamo... qua Relvas. Leviamo Relvas, dai, che è bello stanco. Ci mettiamo dentro... Occi. Dai, 4, 5 cambi abbiamo fatti tutti. Ormai partita finita 93esimo e 50 secondi, 10 secondi finisce. Ecco, finita la partita, dura sconfitta per il Genoa, 3-0 dal Napoli. Però vediamo. Speriamo che sia un caso e che la scorsa partita invece sia più quello che dobbiamo fare. Che partita avete fatto Alex Meret oggi? È grande, 9 parate, tanta roba, ha fatto veramente una grande partita, abbastanza. Il Torino alla fine ha pareggiato, maledetto, ha recuperato un punto. Quindi siamo a più 3 e 6 partite. Allora... il Milan ha vinto sulla Roma. Sì, allora il quinto posto è inarrivabile assolutamente. Questo osservalo completamente, che questo mi piace molto come giocatore. Allora, andiamo a vedere le regole del campionato. Se il sesto sicuramente va in Europa oppure no. Mi sembra di sì. Il sesto va a fase a gruppi dell'Europa League in base al vincente della Coppa Italia, no? Quindi non è detto. Non è detto. Quindi se chi vince la Coppa Italia è sotto, ci ruba un posto. Andiamo a vedere la Coppa Italia, chi se la gioca ancora. Se la giocano... allora, Juve-Empoli e Lazio-Napoli hanno già giocato, oppure c'è ancora... no, c'è il ritorno. Allora, attualmente sembrerebbe che possano passare Lazio, che sarebbe un problema, Napoli, che non sarebbe un problema, Juve, che non sarebbe un problema, Empoli, che sarebbe un enorme problema. Perché né Lazio né Empoli attualmente sono in zona Europa. Quindi se una delle due vince, noi perdiamo il posto in Europa. Se una delle due vince la Coppa Italia. Quindi dobbiamo seguire un po' la Coppa Italia e vedere come va. Se c'è alla fine Juve-Napoli non ci cambia niente, il sesto posto va in Europa. E altrimenti no. A quel punto andremo in Conference, direi. Andiamo a vedere quando gioca la Coppa Italia e poi la seguiremo. L'incontro con lo staff, mannaggia. Allora, allenamenti individuali va benissimo. Un compito in allenamento per Conco. No. Dovremmo offrire un contratto a professionista? Assolutamente no. Colocolo non sta giustificando il suo stipendio. Ci penseremo quest'estate a venderli. Ok,
stanno migliorando comunque altri giocatori, molto bene, atmosfera del club molto buona, sostegno buono, ok. E stanno giocando bene Sheldrup e Ken. Valuteremo. Allora, corsa per preparatore va bene. E boh. Utili generati dalla Serie A. Dove siamo noi? Siamo molto in basso. Abbiamo per ora una perdita di 5 milioni. Rabbre vuole restare, chi se ne frega. Allora, questo non è malvagio, come giocatore è molto caro, però. Infiliamo comunque lista selezionati, non sa mai. Kenneth, questo è quello che ci siamo presi noi. Esatto, per 400.000 euro mi sembra. Se non ricordo male, quando lo fa vedere, ma se non ricordo male, sì, 400.000 euro. E mi sembra un giocatore comunque con un ottimo potenziale. Questo 50 milioni, siete pazzi? Fuori completi. 30 milioni, questo è dubbioso. Questo non mi piace. Assolutamente, andiamo avanti. Continua. Brolin sei infortunato, non mi interessa assolutamente, quindi fa lo stesso. Bologna-Sassuolo, Frosinone, sono tre partite medio facili, nel senso Frosinone dobbiamo vincere per forza, Bologna anche. Quindi partite che assolutamente dobbiamo portare a casa. Salvatore Esposito non costa neanche troppo. La scheda è molto buona. Lo stipendio è abbastanza alto, però lo valuteremo in caso cedessimo qualche centrocampista in più. Però ne abbiamo fin troppi. Tillman inizia per vincere un premio. Perché me lo dai? Perché c'è Sheldrup anche. Qua 4,6 milioni, però lui non è interessato, peccato, perché ci potevo fare un pensierino. Allora, 2 giorni alla partita col Bologna. E queste tre sicuramente daranno un'impronta alla nostra voglia di Europa League. Nel senso che se queste tre non facciamo almeno 5-6 punti, sicuramente non andiamo da nessuna parte. Quando si gioca la Coppa Italia? Il 23 aprile. Ok, fra 6 giorni. Bene, perché almeno così, finita la partita con Bologna, andiamo a vedere quanto fanno in Coppa Italia. Questo non è troppo male, non costa tanto, il potenziale può avercelo. Mettilo un attimo qui e poi vediamo. Ja, siamo dati favoriti contro il Bologna. Riapertura delle trattative, grazie al cazzo che riapri le trattative. Allora, facciamo l'offerta. Anzi, prima di fare l'offerta discutiamo con la gente. Allora, lui ha dato le sue impressioni. Ok, va bene. L'offerta era altina, durata del prestito alla società, e va bene, dobbiamo abbassare qualcosina, no, ok, rifacciamo l'offerta di prima e vediamo se ci ridanno l'ok. Pare che Sheldrup abbia molte chance di vincere il premio miglior calciatore giovane della Serie A e sarebbe incredibile. Questa settimana sono susseguite molte voci sul futuro di Luca Gotti.
Ma andrà avanti sicuramente con la corsa al titolo che volge al termine. Chi ritiene possa essere il vincitore della Serie A? Il Genoa sicuramente no. Ci piazzerei attualmente. Chi c'è primo? Metterei però l'Inter, perché comunque è quella che ha la rosa migliore, infatti è prima. Perché li hai indicati come favoriti, sono in una fantastica posizione, hanno 3 punti di vantaggio, mancano solo 6 partite. Sheldrup è molto contento, mi sembra giusto. Nacho Ferri, non è male, 20 anni, non è male, bello alto, però. Aspetteremo, perché anche attaccanti per ora ne abbiamo fin troppi. Direi che salvo giusto il giovane per il quale abbiamo fatto un'offerta, non faremo più acquisti fino all'estate per evitare poi di avere una rosa troppo lunga che non gioca. E col Bologna si aspettano la vittoria entrambi, e anche noi ci aspettiamo una vittoria. Proseguiamo. Avanti, allora. Le altre squadre che interessano a noi sono il Toro. Perché il Toro è passato settimo come Europa League? Vabbè, uguale. Il Toro che gioca contro chi gioca? Contro la Lazio. Ok, partita comunque impegnativa. L'Atalanta è un po' troppo sotto, secondo me. Ormai il Napoli è troppo avanti, ok. Comunque giocano contro. Direi di mantenere la stessa formazione, assolutamente sì. Magari li abbiamo giusto cercati per Dragusin. È richiesto da chi? Dall'Ipsia. E anche Portanova dalla Roma. Urca. Portanova potremmo anche venderlo, non è un problema. Me ne farei una ragione tranquillamente. Allora, oggi voglio vedere un netto miglioramento da parte di tutti, assolutamente sì. Dove deve migliorare il Genoa? Dobbiamo tenerci al piano i nostri principi. Cosa la rende così fiducioso di questo nuovo atteggiamento tattico? Non consapevoli delle nostre qualità. Dopo le recenti peripezie, la classifica relativa allo stato di forma vede il Bologna in 19ª posizione, cerchiamo di approfittarne, assolutamente. Non che noi siamo messi tanto meglio. Però rispetto a loro di brutto anche. Barrow e Arnautovic. Loro sono belli in basso. La Lazio anche comunque ha perso tantissime posizioni. Ultime 6 partite. Forza. Vediamo subito la squadra come prova a giocare. Ecco, già che perdiamo pallone subito, ma lo recuperiamo all'istante. E il Toro contro la Lazio la teniamo sotto osservazione, vediamo un po' come vanno anche loro. Ma potevi anche farla uscire, che almeno era rimessa nostra, invece hai regalato la palla al Bologna, brutto questo per Barrow. Fil di palo, ha tirato largo. Meno male. Va facile per Torkelsen. Abbiamo visto che di piede non è proprio il massimo, eh. Prima abbiamo preso gol per colpa sua, per un brutto passaggio. Buono qua per Sheldrup, bello per Kane in mezzo. Al tiro fuori. Mi stupisce sempre vedere Karius a difendere i pali del Bologna. Fatto un acquistone. Aia qua, perso un brutto pallone, contropiede Bologna, per Barro di nuovo fuori. Meno male che è abbastanza storto perché no, ci metteva dentro dei belle... Ha messo dentro due inserimenti interessanti. A Portanova però ha deviato il tiro. Palla di nuovo al Bologna.
Quasi il trentesimo, anzi è il trentesimo appena scoccato. E continuiamo a regalare palloni. Meno male che Barro tira peggio di noi. Ribattiamo dal fondo largo sulla fascia. Come sempre un po' di passaggi centrali sul mediano e sui difensori. Abbiamo Diomande scatta, buono, supera Arnautovic, va fin sulla fascia e poi si fa rubare il pallone da Dominguez. Intanto la squadra sale, sempre palla Geno. Dietro addirittura Torkelsen che cambia fascia. Oh, Fieri, bello largo per Schellerup. Bello dentro per Ken, sul primo palo, gol di Ken, ottima azione qua. Ken, che ora ti giochi la possibilità di la riconferma per l'anno nuovo oppure un buon contratto in caso di cessione. Qua, tac, sul primo palo, Karius non ci è arrivato, ottimo. Fine primo tempo, 1-0 per noi e ci sta. Stiamo facendo proprio bene, ma sicuramente possiamo trovare un'altra marcia e prendere il controllo della gara, mi sembra la cosa giusta. Troppo attaccati Jorgensen e Diomandé. La Roma sta vincendo 1-0 sulla Juve e la Lazio 1-0 sul Toro, grazie Lazio, ci fai un grosso favore. Diomandé in battuta. Buono, finalmente qualche gol di testa. Ora viene il VAR, vediamo se danno il fuorigioco, ma come può essere fuorigioco per Prelez? O c'è stato almeno un tocco? Avete concessa, perfetto. Quindi Diomande batte. Relvas colpisce di testa. L'abbiamo messo lì apposta per far gol di testa, ottimo. Quindi 2-0 ci stiamo un po' più tranquilli, quantomeno. Buono, dai, Diomandé. Un sacco di spazio. Guarda l'inserimento di Schellerup, bello per Ken, un po' lungo. Ken fuori. Però l'azione è molto bella. Se Schellerup avesse fatto un passaggio un po' più diretto, invece che più sul largo, per Ken sarebbe stato meglio ancora. Allora, facciamo un paio di sostituzioni. Diomandé sicuramente con Colocolo. E per ora ci teniamo questa. Diomandé poi al 70° ci facciamo altri cambi. Vediamo le tattiche perché mi piacerebbe inserire dentro Tempté, quindi potremmo o cambiare modulo col 4-4-2. Mettere Tempté qui, vediamo come andrebbe. Potrei cambiare Prelez che tanto è stanco. E ci mettiamo Spikic. E poi sarebbe meglio elevare anche Pierì e ci mettiamo Biagioni. Così abbiamo fatto in totale 4 cambi, ce ne rimane ancora uno. Che teniamo per emergenza in caso ci possa essere un infortunio oppure verso l'80° facciamo cambio. Qua, brutto errore di Colloco e Zortea che si scontrano. Barro all'ennesimo tentativo, stavolta la butta dentro. E riapre la partita. Cazzo balli Torkelsen. 2-1 per il Genoa, però comunque adesso solo un gol è un po' più corta, la coperta. Siamo un po' meno tranquilli. Alla fine un gol per nostro errore lo prendiamo spesso. Dominguez, Biagioni, intervento pericolosissimo.
Corner per il Bologna, cerchiamo di allontanare sta palla. Il Torino cosa sta facendo? Sta perdendo 2-1. Buono Torkelsen che si lancia e recupera il pallone. Ora dobbiamo far andare avanti il tempo, 80esimo. Facciamo l'ultimo cambio, il più stanco, vedrai, ho Scheldrup, ma mi sa che non ho un sostituto. Esatto, è ancora rotto. Oppure Zortea o Portanova. Potremmo levare Portanova e mettere dentro Lipani. Via. Parla Genoa, 84esimo. Bella per Spichice. Dentro Temte, sbaglia l'appoggio. Di nuovo Scheldrup per Biagioni, che prova il tentativo il tiro, ma deviato e parata facile per Karius. 5 minuti più recupero. Siamo quasi all'89esimo. Palla al Bologna. Recuperiamo facilmente. I difensori non sanno esattamente cosa fare. Bel lancio però per Scheldrup. Scheldrup per Lipani. Biagioni di nuovo. Ken tira, ribattuto. Pikic prova, buono corner, intanto si perde tempo. 5 minuti di recupero. Va Scheldrup sulla battuta. Sempre 2-1 per la Lazio. Cross dentro, allontanato. Di nuovo Scheldrup che si inserisce in area, peccato, fuori gioco. Il primo minuto va via già del recupero. Sortea bel cross dentro, Temtea ci arriva ma l'appoggia solo, Spikic prova il tiragiro ma fuori. Ecco l'azione del Bologna, Barro, Rueg, fuori. Ah, deviata, peccato. Sortea non sa chi passarla. Spikic preferisce accentrarsi. Lipani dentro per Collocolo. Biagioni prova a prendersi il fondo campo, cross dentro, ribattuto. Non si è capito perché calcio di punizione per il Bologna, ma va bene, mancano 20 secondi. Finita, perfetto. Aspetta, sofferta un po', ma alla fine l'abbiamo portata a casa. 3 punti e il Torino si è fermato perché ha perso contro la Lazio. Questo ci rende un po' più tranquilli perché effettivamente adesso siamo un po' più tranquilli. Abbiamo 7 punti di vantaggio e mancano 5 partite, mi sembra. La condotta disciplinare Zortea la preoccupa? No, non molto. Dobbiamo sempre avere un cambio, ma non molto. Relvas non segna spesso, ma oggi ci è riuscito, le fa piacere moltissimo. Difensore, quindi ci sa che non segni. Ok. Conferenza stampa post partita. Non sembra giocare al rialzo quando afferma che in questa stagione a vincere il titolo sarà la squadra del Genoa. Beh, non credo proprio che vincerà il Genoa. La nostra vittoria oggi è resa più dolce il risultato dell'Olimpico, assolutamente, dove ha perso. Quanto potrà pesare questa giornata? Tantissimo. Ha trasformato il Ferrari su una sorta di fortezza, e non credo perché prendiamo gol dappertutto. Allora, andiamo a vedere la Serie A. La Serie A. Ha cambiato qualcosa nelle regole perché ora ne mette 7 in Europa. Poi ci segna... Là ci segna quello della Conference che prima non segnava, vabbè, uguale. Ok. Allora. Inter e Milan hanno prenotato i biglietti per la Conference League. Magari ci sta, ma non vanno certo in Conference. Duran Vilan, ma grazie, 30 milioni, certo. Questo non vuole venire.
Allora, non è felice l'andamento del prestito di Masverk, non ha lavorato bene l'allenamento, diciamo che cerchiamo di dargli più opportunità perché vorremmo comunque rinnovare se possibile per il prossimo anno alle stesse condizioni. Ha rifiutato l'offerta, la stessa identica che ti avevamo offerto prima. E quanto vorresti, scusa? Ti aggiungiamo 500.000 euro e vediamo un po'. Allora, Soro una settimana fuori, peccato era appena rientrato. Ci sono un po' di discreti giocatori, qua uno molto buono, ma 18 milioni sono tantissimi. Vediamo quanto vorranno per questo attaccante qui. Allora, Jensen ha giocato bene, migliore in campo, bene. Rifiutato, quanto volete, scusa? Nulla offerta. Richiede informazioni, vediamo quanto vogliono loro, ci facciamo un'idea. Questo non è interessato, questo fa schifo, e questo invece ha un leggero interesse, ma non mi piace. E domani 23 c'è la partita della Coppa Italia che ci interessa tantissimo. Qui non è interessato. Non è in vendita. Non è in vendita. Vediamo di fargli un po' un'offerta. E magari per questa vendita non la posso levare già, per esempio. Ci aggiungiamo un amichevole, gli mettiamo 3 milioni e mezzo secchi, leviamo le presenze e facciamo 2 e mezzo. Non accettato. Quindi non si capisce che cosa vogliono. Ok. Allora, stipendi dopo le partite lo leviamo, aumentiamo un po' gli anni, ci mettiamo rescissione in caso di retrocessione 0, aumento di stipendio, lo leviamo. Facciamo magari così. Però, cioè, è veramente un rompicoglioni. Cioè, la prima offerta già ti chiudi. Allora, Torquizzen sta migliorando, ottimo, ottimo, addirittura potenziale 5. E anche Temte migliora tantissimo. Allora, vediamo come va la partita di Coppa Italia. Ci interessa soprattutto passa il Napoli, passa il Napoli, passa la Juve, ottimo, quindi il sesto posto è Europa League, perché la Coppa Italia la vince una tra Juve e Napoli che hanno già un posto in Europa. Fantastico, quindi qua dovrebbe avercelo già cambiato in teoria, perché non c'è modo di far sì che non ci sia. Esatto, regole. Ah no, qua lo mette comunque in base alla vincente, però in ogni caso una delle due è quella. Sheldrup di nuovo, sì, non ha preso l'uomo il migliore in campo, quindi non l'ha vinto. Sassuolo è ancora 12ª posizione, dopo una serie di 3 gare senza sconfitte. Stiamo giocando bene, non la preoccupa le brutte prestazioni di Vutsov, no, mica tanto.
Stenta, è un pochettino sì, in realtà visto come siamo messi a inizio anno ci avremmo pagato per arrivare a questa posizione.